Chi non dice cattiverie e non compie reati non ha nulla da temere dal DDL Zan. Così si sente spesso dire, ma purtroppo non è affatto vero. L'accusa di omofobia, di transfobia, di omotransfobia, infatti, nella sua genericità può colpire tutti. È il caso, ad esempio, di arcilesbica, da tempo sfrattata perfino dalle sue sedi e messa sotto accusa da arcigay. L'accusa? Siete transfobiche e trans escludenti, perché contrarie, per esempio, all'utero in affitto o alla pornografia femminile. Ecco perché abbiamo molto spesso donne di arcilesbica che si schierano contro questo disegno di legge e che sono state più volte bersaglio di accuse davvero violente, come in questo caso. O in questo altro caso, dove abbiamo assistito addirittura all'accusa fasciste e alle minacce di stupro nei confronti delle donne di arcilesbica. Ancora un esempio, la posizione anti-GPA, gestazione per altri o in altre parole utero in affitto, e l'idea secondo cui gli uomini che hanno effettuato una transizione rimangono uomini, porta le lesbiche ad essere appunto accusate di transfobia. Si può dunque finire sotto processo per le proprie convinzioni religiose, come nel caso di questo ex ministro finlandese che si trova proprio in questi giorni sotto l'accusa di omofobia, ma si può finire sotto accusa anche se si è omosessuali, come nel caso di Dolce e Gabbana, che alcuni anni or sono, appunto, vennero accusati violentemente, semplicemente per aver detto che ritengono la madre una figura indispensabile per la crescita di ogni bambino. Le femministe? Anche le femministe sono sotto accusa, sono sotto tiro, omofobe anche loro, ritenendo infatti che due uomini che affittano un utero compiano una violenza nei confronti di una donna. Non possono che essere anche loro accusate. Vediamo qua un esempio dal dibattito attuale. La giornalista del Corriere della Sera, Marina Terragni, viene duramente ripresa da Dario Accolla di Arcigay, di GayPost.it e del Fatto Quotidiano, che la apostrofa con forte violenza e dice appunto che con la legge Zan, oltre a cancellare le mamme, cancelleremo finalmente anche le mammelle, riferimento alla soppressione della parola mamma sostituita con genitore 1 o con genitore 2, proprio in funzione anti-omofobica. Qui invece un'altra giornalista femminista, Monica Ricci Sargentini, espone la sua opposizione al DDL Zan. Si può finire sotto accusa perfino se si è trans. Caitlyn Jenner, un famoso atleta americano, che è appunto diventato, diciamo così, donna, cioè un trans, è stato accusato proprio in questi giorni di transfobia per aver detto che gli uomini che hanno effettuato la transizione non devono gareggiare nel pugilato, nella corsa e negli altri sport con le donne vere. Certo, la maleducazione, il pubblico dileggio, come quelli contenuti nelle canzoni di Fedez di pochi anni or sono, vanno stigmatizzati, sono davvero antipatici e odiosi, ma introdurre un reato di opinione, come si fa con il DDL Zan, comporterebbe un regime liberticida, pericoloso per tutti, dove ogni dichiarazione normale, equilibrata, di buon senso potrebbe portare colui che l'ha fatta addirittura in tribunale.